Bentornati ladies and gentlemen per questo nuovo video, sono sempre io Fanto90 e quest'oggi siamo tornati su GTA 5 con la mod degli zombie. Se vi ricordate l'ultima volta eravamo precipitati nella zona della prigione. Oh mio Dio, ci sono zombie anche qua. Abbiamo un prigioniero che scappa. Allora, abbiamo dei prigionieri ancora vivi nella prigione pare. Io vorrei scendere da questo tetto. Non così. Nello schianto purtroppo abbiamo perso tutte le armi che avevamo. Non c'è rimasto niente. Dobbiamo riuscire a trovare delle armi velocemente. Sarà morto qualche secondo. Oh no, gli zombie arrivano dalle scale. Oh, dimmi che non possono salire. Oh no, possono salire qua sopra. Dobbiamo trovare al più presto delle pistole, delle armi, qualcosa. La prigione non è un posto sicuro. Ok, si scende da qua. Dobbiamo scoprire se c'è qualche blocco che è rimasto sicuro della prigione senza zombie. E se è possibile costruirci una base stile Walking Dead, sperando di non fallire come Rick. Abbiamo perso le armi ma non abbiamo perso gli oggetti che avevamo l'ultima volta. Quindi dovremmo avere qualcosa per riparare l'auto, spero. Sì, ok, dovrebbe essere riparata. Sali, presto. Purtroppo la prigione è piena di zombie. Dobbiamo riuscire a trovare un'area sicura. Appena troviamo delle armi torniamo nella prigione e cerchiamo... Questo cancello stava cercando di sabotarmi la missione. Voleva devastarmi l'auto. Chi è che spara, ragazzi? Qualcun altro ha avuto la stessa idea ed è venuto qua alla prigione e non sono molto friendly. Comunque abbiamo trovato l'uscita. No, dimmi che si apre. Come esco da questa prigione? No, di qua si può uscire, abbiamo abbandonato l'auto per niente. Se riusciamo a farne fuori qualcuno, gli rubiamo le armi e siamo a posto. Ok, cerchiamo di fare stealth, non ci ha sentito. Qua c'è un medikit anche. È rimasto solo lui apparentemente. Se riusciamo ad accoltellarlo alle spalle... È rischioso, ragazzi, qua ci giochiamo il tutto per tutto. Adesso mi dai l'arma. Oh Cristo, sono un po' troppi ragazzi. Fa male cane. Medikit. Abbiamo preso l'arma almeno? Sì, ce l'abbiamo. Cerchiamo di farli fuori e prendere le loro armi. Ragazzi, no dai. Ma com'è possibile? Ok, tutti fatti fuori. Grazie delle armi. Come hanno incastrato l'auto qua? Me lo spiegano. Allontaniamoci da questo casino infernale che fa la sirena e andiamo a reclutare un paio di friendly o altri ostili. Non è possibile, neanche il tempo di uscire. Questa è tutta gente che ha visto Walking Dead e viene alla prigione. Ma non hanno visto come finisce. Cioè, la prigione finisce male, ragazzi. Non venite alla prigione. Perché mi segna qualcuno là? Mi segna un pallino bianco qui. Chi è questo? L'America non è per tutti. Griff. Ciao Griff. Credo che l'immigrazione sia l'ultimo problema adesso, ragazzi. Cioè, c'è uno zombie. Per fortuna. Chi è che spara? Griff. Vabbè, lasciamo andare Griff. Magari lo ritroveremo un altro giorno. Ah, lì c'è altra gente con le armi. Ragazzi, dove avete messo le armi? Dove? Ce l'avete addosso? Allora, tecnicamente erano su questo furgone. Quindi le armi dovrebbero essere nei pressi di questo furgoncino. Non ci sono. Va bene, andiamo verso i friendly survivor che dovrebbero essere qua nella cittadina. No, sono qua sopra. Bella la zona del cantiere, desolata. Non ci sono zombie, cose in costruzione. Anche questa è una bella zona per costruire una base. Quindi scrivetemi sempre nei commenti se conviene fare la base alla prigione o al cantiere. Io per ora sarei propenso a... Ah, col cavolo, ci sono anche qua gli zombie. Allora, reclutiamo te che hai un fucile. Madre mia, tu hai un bel fucile. Ma tutte donne, ragazzi, way là proprio. Oddio, quello corre. Dai, fatelo fuori, voglio vedere come ve la cavate. Ragazzi, se la cavano meglio di Vincenzo e due pacchi, è incredibile. Questo è due pacchi, ragazzi, è tornato. Ne dovremmo lasciare una a terra perché siamo... Cioè, ci sono quattro posti in macchina. No, quella con la maglietta bianca si siede pure a fianco a me, che è la peggiore. Visto che ha un'arma abbastanza interessante. Mi dispiace. Ci serve la tua arma. Aspettate che recupero l'arma, ragazze. Ok. Oh mio Dio, lo sto buttando tutto a terra. Ok, direi di ritornare alla prigione. Sperando che voi non spariate a caso. Cerchiamo di capire prima di andarci se nella prigione si possa effettivamente costruire qualcosa da qualche parte. Questa mi pare la zona più inaccessibile finora. Cioè, questa zona c'entra... Ah no, c'è uno zombie che spawna lì, accidenti. Potremmo... Cosa è successo? C'è uno zombie che sta volando nel nulla intanto, però... Ragazzi, è successo qualcosa di stranissimo. Siamo volati attraverso il pavimento per qualche assurda ragione. Adesso ci troviamo bloccati col gioco bloccato.
Ah no, è proprio tutto il computer che si è bloccato. Benissimo. Ok, siamo tornati e qui ci sono proprio tantissimi sopravvissuti. Prendiamo lei. Dobbiamo investirlo per prendergli l'arma. Mi dispiace, mi serve un'arma. Dobbiamo trovare comunque ancora un punto dove sopravvivere e costruirci una nuova base con i nostri amichetti. Allora, fatemi pensare. Una bella zona potrebbe essere una zona piccola e chiusa. Questa cos'è sta zona qua? Oppure questo edificio, che cos'è questo edificio qua? Dai, dai, veloci, veloci, quelli sono diventati... Oh mio Dio, veloci, perché camminate? A voi ancora non ho dato un nome, però non so quanto possa convenire darvelo, visto come sono morti Vincenzo e due pacchi nello scontro a fuoco l'altra volta. Quindi facciamo finta che abbiate un nome, vi chiamerò Coso 1, Coso 2 e Cosa 3. Andiamo a vedere se è tecnicamente chiudibile questa zona. Sì, fa un po' schifo, nel senso, vivere dentro la pattumiera. No, 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 ragazzi, cerchiamo uno standard di vita un po' più elevato. Cerchiamo lo scontro a fuoco, vediamo come ve la cavate nel vostro primo scontro a fuoco. Ovviamente vi faccio scudo con i vostri corpi. Stavo per morire, not good. Signori, abbiamo altre armi per il gruppo. Oh, oh, quanti zombie stanno arrivando, ragazzi. Forza, risaliamo sul veicolo, forza, forza, forza. Correte, correte, correte. Siamo rimasti in 3, accidenti. Perché è così facile perdere gente su sto gioco? Dovremmo trovare un veicolo con più posti, così potremmo avere più sopravvissuti. Una specie di mini autobus. Un camper, proprio come Walking Dead, un camper. Si può entrare nei negozi, scusate. Voglio verificare una cosa. Oh mio Dio, possiamo prendere... possiamo prendere il cibo da qua? Sì, ma saperlo prima che potevo lootare i negozi, ci venivo subito. Cioè, non andavo a cercare cibo in giro così. Attenzione, eccolo qua l'edificio che stavamo cercando. Interessante, una specie di supermercato. Stiamo visitando tutti i posti dei film zombie, praticamente. Ragazzi, il piano originale era quello di farsi la base nella prigione. Quindi noi ce la faremo nella prigione. No, ci sono già i prigionieri zombie là. Nella zona centrale del blocco pare non ci sia nessuno. Ok, perfetto. Tutto chiuso, ragazzi. Ce la facciamo qua la base. Già iniziano a sparare. Sì, tu spara pure al veicolo, che ne abbiamo solo uno, mi raccomando. Oh, cacchio. Shh, shh, shh. Non spara. Ma perché siete stupidi? Perché siete stupidi? Vorrei darvi... ma perché cammini con tutta la lentezza del mondo? Perché? Tranquilla, sta solo arrivando un'orda di zombie. Anzi, guarda, vi lascio andare. Vi lascio andare dove volete. Siete inutili, ragazzi. Granata a gas, vediamo se funziona. E niente, è collassata su se stessa. Ok, siamo rimasti solo noi adesso. Possiamo costruirci la base in tranquillità. Direi di costruirla. Ragazzi, no, deve essere un posto facile da cui uscire e entrare senza mille zombie di mezzo. L'aeroporto. Ok, siamo arrivati alla conclusione che la prigione non è sicuramente il posto ideale dove costruire una base. Pieno di zombie, per adesso direi di no. Quindi direi di andare all'aeroporto. Vediamo se riusciamo a chiudere quella specie di mini hangar che c'è. E magari poi ci facciamo degli amici, perché... tutti quelli che trovo sono stupidi, sparano, si fanno sgamare dagli zombie. Non hanno proprio tattica. C'è pure un aereo. Definitivo come posto, definitivo. Ci serve allora un gate. Ah, cacchiarola, si sono aperti per gli zombie. Questo è Daryl. Chiudi tutto, chiudi tutto. Oh no, devo chiudere anche l'altro. Chiudi, 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 chiudi. Ragazzi, siamo al sicuro. No, ma no, che fail. Una barriera, una barriera, una barriera veloce, una barriera veloce. Ok, ora possiamo dedicarci alla costruzione della base qui. Allora, mettiamo tutta la zona dove craftare. Qui circa. Possiamo mettere una workbench, però la mettiamo tipo qua. La weapons crate non l'abbiamo, dovremmo andarla a recuperare a Los Santos, che è quello che vorrei fare. Ostili? Non siamo pronti a uno scontro a fuoco con questa base ancora? No, 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 ragazzi, no. Ragazzi, stanno... oh no, sono proprio qui gli ostili. Presto, entriamo dentro, presto. In tutto questo è sparito il cancello, non so perché. Oh, 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 sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. No, 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 no. No, 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 no. Mi stanno ridando la base. Fuori dalla mia base. Fuori dalla mia base. Abbiamo resistito all'attacco a sorpresa. Meno male. Ah, ci hanno portato un veicolo in tutto questo, grazie. Vi ricordate quella cassa d'armi che avevamo messo nella nostra vecchia base a Los Santos? Quella ha ancora qualche arma, perché se vi ricordate nel primo episodio avevamo riempito la cassa di armi, però poi eravamo andati a cercarne altre nel secondo, lasciandone lì qualcuna per sicurezza. Quindi nel prossimo episodio potremo provare a recuperare la cassa e andare in un rifugio di sopravvissuti lì in zona Los Santos per vedere come se la cavano, magari fare amicizia e, boh, scambiare qualche arma se ci aiuteranno. Quindi ragazzi, questo è tutto per questo episodio sulla mod di GTA 5 con gli zombie. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao.